Era uno di quei fine settimana in cui ero a corto di idee per quanto riguarda i trekking, quando squilla il telefono e ricevo una super proposta da Andrea, una di quelle offerte che non posso rifiutare. In 448 organizziamo la logistica, il viaggio in macchina, gruppo Serea come sempre, zaini pronti e si va. La direzione è la meravigliosa cresta del Pizzo di Camarda, comprese le Male Coste e il Monte Jenka, è una piccola chicca che vi lascio alla fine del video. La salita iniziale è stata davvero una dura prova, soprattutto viste le temperature, ma in effetti gran parte del dislivello complessivo si faceva all'inizio. Un giro del genere è stata una vera botta di vita, dato che erano più di 2 settimane che ero a corto di montagna. Sapevo che il panorama non avrebbe deluso le aspettative, perciò mi sono rassegnato alla dura salita e dopo un paio di ore di fatica, badate bene, parliamo quasi di tipo 1000 metri di dislivello solo nella parte iniziale del trekking. Abbiamo raggiunto la splendida sella delle Male Coste, dove ad aspettarci c'era una mia vecchia conoscenza della scorsa estate, il Monte Corvo. Beh, adesso comincia la vera e propria avventura, perciò vi dico, godetevi questo viaggio tra le creste più belle del Gran Sasso, il Gran Sasso quello un po' più di nicchia, quello un po' meno turistico. Buona visione e ci vediamo lungo il sentiero. Il cappellone più molesto del web è tornato in rete e siamo tutti ultra curiosi di sapere che cosa ci proporrà il dottor Marini come terzo tempo oggi, dopo l'ultima volta e lo standard è stato elevatissimo. Speriamo che le aspettative non vengano deluse, ma dipende molto da che ora si fa, caro Filippo. Un po' l'ase? Sì. Un po' l'astro? Un po' l'astro. Hai fatto un po' l'ase. No, ma rendetevi un po' conto della salita, non so. Ma sono 2 ore che camminiamo ed è dura, dura, dura. Meno male che c'è sta retta che ogni tanto ci salva. Questa davanti a me dovrebbe essere la sella delle Male Coste. E al di là di questo sperone ci dovrebbe essere la cima delle Male Coste. Vabbè, metti un po' più di il premio. Altissimo livello, madonna! Il Corvo, altro che Brandon Lee. Te la sei preparata da quanti giorni? Questa è la stamattina alle 5. Vabbè. No, devo dire che è stata molto spontanea, eh? Il Gran Sasso che non ci meritiamo, ma quello di cui abbiamo bisogno. Bravo. Questa è cima delle Male Coste, no? Sì. Queste sono le Male Coste. Io intanto mi metto all'ombra con Manuel. Scegro con Manuel. Scegli pure tu. Sai dove siamo saliti? Dritto per dritto. Guarda, qua sotto. Cioè, dritto per dritto qua, grotta, poi. Ah, quella poi, mezza selletta. Per salire sul Corvo abbiamo fatto di questo. Ah, boh, quella bella, vabbè. Delle bestie. Ci sta. Prima di salire. Senza vergogna, bro. Ci sta. Destinazione del giorno, cima delle Male Coste. Prima destinazione. Poi riscenderemo, ritorneremo qui alla sella delle Male Coste e riproseguiremo verso il Pizzo di Camarda, che è il secondo pizzo al di là di questo qui. Alle mie spalle sono il Corno Piccolo e il Pizzo di Intermesoli e ci troviamo proprio sul filo della cresta delle Male Coste. Gli altri stanno un po' più avanti, io, Manuel e mio padre ci siamo rallentati un po'. Raga, quanta roccia, guardate qua, questa è tutta la forchetta di Falasca, immenso. Valle del Venacquaro, Valle del Chiarino, panorama su tutta la Valle del Vasto, o del Guasto, come si suol dire, e siamo, vabbè, a 5 minuti dalla cima delle Male Coste. Un altro trekking spaziale sul Gran Sasso, questo è il versante aquilano del Gran Sasso che non trattiamo quasi mai, nonostante sia relativamente vicino a casa nostra, rispetto a Campo Imperatore o magari Teramo. Ah, è davanti a noi Pizzo Cefalone e cima Vuoitila. Altissimi, sudatissimi, purissimi. Cima delle Male Coste. Io ce l'avevo. Sì.
pausa pranzo di quelle fatte bene, anzi in realtà no, una pausa frutta, ci siamo ridratati un attimo perché oggi sì, c'è questo vento fresco, molto fresco, ci saranno sui 18-20 gradi per fortuna, mentre a valle ce ne sono 35. Stiamo lasciando proprio adesso la cima delle Male Coste e ci dirigiamo a Cima di Camarda, cioè il Pizzo di Camarda, che ho già fatto in realtà in solitaria una volta, un paio d'anni fa, 3 anni fa se non sbaglio. E panorama dal Gran Sasso, isolato e spettacolare come sempre. Oggi la giornata sarà lunga, andando in montagna con Marco Marelli, Andrea Iolini e altri. Sapevamo che sotto i 18 km oggi non si torna a casa, ma va bene così perché il giro merita. Non so se state vedendo quello che c'è intorno qua, ma c'è qualcosa di spaziale, c'è una luce bellissima e sono posti che noi della zona conosciamo, qua siamo nell'Aquilano, però è il Gran Sasso quello primordiale, quello poco frequentato, quello non turistico, quello non inflazionato dal turismo di massa che negli ultimi anni sta invadendo gli altipiani tipo Campo Imperatore, tipo Castelluccio di Norcia. La ricerca è sempre mirata alle zone super selvagge, super silenziose e come oggi super panoramiche. Siamo quasi quasi arrivati, no, però siamo in direzione del Pizzo di Camarda. Tutto il dislivello e la fatica l'abbiamo fatta principalmente stamattina, adesso si tratta solo di percorrere tutta la cresta con vari saliscendi, e le temperature sono ancora abbastanza umane. Metti il piede lì dove c'è quella sporgenza a forma di zoccolo di gnu. Anche qualche passaggetto divertente in freestyle. Abbiamo appena visto l'elicottero del soccorso alpino che volava verso il Corno Grande e verso Campo Imperatore. Speriamo che non sia successo niente. Questo periodo, l'estate, è un po' un casino per loro, per i volontari, perché tanta gente sprovveduta si butta in montagna senza pensare, senza programmare, non in sicurezza, e quindi succedono i casini. Quindi mi raccomando, questo, quello che faccio io, quello che fanno altri amici sul web, serve anche, non voglio peccare di presunzione per l'amor di Dio, però serve anche a sensibilizzare, a cercare di dare qualche dritta, comunque essere d'appoggio se serve, se qualcuno vuole, per informazioni e magari qualche piccolo consiglio tecnico entro i limiti. Quindi mi raccomando, fate i seri in montagna, non vi fate male, perché la montagna deve essere qualcosa di rilassante e non deve essere un pensiero per chi è a casa, un pensiero per quelli che ci vengono a recuperare. Quindi mi raccomando, noi comunque ci siamo in vetta. Ambati. E in diretta dalla vetta del Pizzo di Camarda ci dirigiamo a cercare di conquistare altre due vette, quindi il Monte Jenka e il Monte Morrone, che si trovano proprio qui davanti a noi. Guardate che pace, guardate che meraviglia, che meraviglia! I laghi di Camarda, il Monte Jenka, ma noi oggi ce ne andiamo prima sul Morrone, perché bene sì, c'è un morrone anche qui nel Gran Sasso. E il sentiero non è poi così devastante, sembra. Cazzo di poser! La prossima punti a caso. E sapete chi ci devo portare qui su questo morrone? Proprio la mia guida preferita di Mai Ambiente, Pierluigi. Sappi che in ottobre ti ci porto. Non puoi non venire su questo morrone. Quello nostro è sempre spettacolare, speciale, però è giusto pure visitare altri morroni. Dopo questa scorpacciata di montagna di 18, quasi 18 km, adesso ci tocca riscendere. Sarebbe la parte più noiosa perché abbiamo 6 km quasi di strada sterrata
al sole, noiosissima, già fatta, quindi ve la risparmio. Il giro di oggi è stato sì impegnativo a livello fisico, ma altrettanto panoramico, cioè guardate qua, Monte Corvo, Monte Pizzo di Intermezzo, il Pizzo di Gamarda, tutte montagne, le big del Gran Sasso, e ci siamo fatti una scappata pure al Morrone, che mi incuriosiva. Vediamo che succede per il terzo tempo, come ci organizziamo, perché ci serviranno dei liquidi per reintegrare tutti quelli persi durante la giornata. Ragazzi, come sempre, la discesa risulta sempre più massacrante della salita, ma siamo agli sgoccioli di questa splendida uscita. Qua dietro, in basso, ci sono le nostre macchine. Io sono cotto, ho fatto molto caldo, soprattutto quando abbiamo iniziato a riscendere. Penso che ci siamo meritati veramente una bagnarola di birre. Quindi grazie per aver visto il video, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima avventura. Allora, è qui la festa. È proprio qui la festa.